Ma salve e bentornati su Quei Due Sul Relax. Sentite la mia voce calda e soprattutto riposata. È quella di una persona che si è fatta le sue belle ore di sonno. Ieri ha urlato effettivamente moltissimo. Ecco, sto raccogliendo la merda. Sopra qui potete vedere che c'è un merdometro che si abbassa piano piano, vedete l'asticella che si abbassa, quella rossa, mentre raccogliamo le merde. Poi un sacco di lavoratori continuano a mettermi su roba. Ho i miei culti che sono sparsi un po' in giro per la mappa e mi devo fondamentalmente scusare con voi perché sono andato avanti tantissimo da solo, ma più che altro perché ecco, sono uscito in vacanza, mi sono portato la Steam Deck e niente, ho scoperto il culto de Lamb, funziona di un bene nero sulla console, cioè funziona proprio alla stragrande. Questi sono cresciuti di livello e come potete ben vedere sono tutti i miei adepti. Animiamo il fuoco della follia e andiamo a raccogliere tutte le lacrime di devozione. Il gioco è decisamente bello, non è che c'ha, questo è morto, ma c'è una io ho risolto una missione. Comincia a essere un po' un casino qui. Daily Dish, follower loyalty, vediamo un po'. Hop 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 hop. Questi sono tutti cibi pazzeschi, cibi folli proprio. Ho preso le tasse e beh, questi possiamo tranquillamente farli crescere perché c'è la solita roba del grass. No, ho sbagliato il giorno. Qua vabbè. Praticamente stanno proprio morendo di fame tutti questi. È un tripudio di persone che stanno facendo i sordi. Guardate, devo mettere questi qui, sono gli altoparlanti che mi permettono effettivamente di continuare a collezionare della fedeltà. Cioè, in realtà non mi aiutano a collezionare un bel niente, ma permettono agli altri di lavorare di più. Vedi questo qui, tac. Cioè, guardate come si fa ormai in fretta. C'è il compostaggio e praticamente io ho finito tutto l'albero. Adesso vi faccio vedere. Cioè, praticamente lo sto per platinare il gioco. Ecco, facciamo questo. Bone decoration. Serve un cazzo, no? Bone decoration. Perché tutte le cose più alte le ho già fatte. E vediamo un attimino. Probabilmente in decoration. Cioè, guardate quante cose posso costruire. Tipo questo. Possiamo mettere qui. Uno possiamo mettere qui. Dov'è? Bone decoration. Compostabile. Abbiamo fatto. Facciamo salire anche
questo di livello più alto. Perché tante cose poi non me le ero portate proprio avantissimo. Vedete. Continuo a ricevere. Comincia a essere un altro di coglioni cliccare su tutte queste cose, eh. Avrei bisogno di uno che lo facesse per me. Continua a esserci la raccolta di roba allucinante. Quanta roba che l'abbia lasciata in giro. Questi sono tutti. Questi invece stanno. Li devo curare perché. Sì, si sono ammalati. E ovviamente questo è il mio ospedale di fiducia. Vedi che bello, sono tutti felici. Ah, ho finito le. Vabbè. Oh, è tornato uno della missione. Dovremmo farne andare altri. Questo di livello 3 non ce la fa. Questo potremmo andarlo a far raccogliere. No. Facciamo sempre questo. Leader, safe from. I have returned safe. Mi ha dato 50 ossa. Adesso ce ne mandiamo un'altra. Missione. Io di solito prendo solo le bone, perché siamo al giorno 80 e comincia a essere. Guarda qui, questo si è ammalato e morto. Solo che io i fiori di camelia dovrei averceli. Infatti, guardate qui quanta roba devo recuperare. Guardate qui. 27 camelia, quindi diciamo che adesso andiamo a curare anche gli altri. Ecco, così ritornano operativi. E sono praticamente la masterizzazione completa di sta roba. Adesso vi faccio vedere anche il confessionale, che credo che sia. Tra le altre cose posso premere per ricevere. Ho fatto le casette che ti continuano a dare delle. Ma queste quando stanno dentro non le posso fare. Una bella collana gli do, eh. Così contento. Adesso posso andare qui. Questo è il confessionale. Prendere questo. Confessarlo. E che cosa succede? Che praticamente ti sale di un botto. Infatti è salito di livello addirittura. Questo che cazzo è dalla vita? Entra in anura. Questo sta. Ok. Vediamo le decorazioni. Che cosa non abbiamo ancora messo? C'è questo. Molto bene, mettiamo qua. La parte di decorazioni in realtà è molto pregna di roba. Però, devo dire la verità, è anche abbastanza inutile. Questo qui, Mushroom Sculpture. Questo l'abbiamo già fatta. Sì, sì, l'abbiamo già fatta. Sono quelle che ci mettono un po' più tempo. Abbiamo praticamente fatto. Fatto tutto, e altro ci può stare. Non mi ricordo che cosa. Potremmo fare altri offering, cazzi. Ma ci interessa ben poco. Ok. Come avete potuto ben vedere, qui si mettono i semi. Li stanno lavorando alla cremente, stanno anche cacando allo stesso modo. E oh, se la fluel, gente che va, fa, insomma, è un bel da fare. Cioè. Vi faccio vedere quante persone ci sono
quando faccio il sermone, il sermone. Eccolo qui. Tra le altre cose, questo gameplay l'ho messo senza camera perché sarà parte integrante poi effettivamente della review. Questi, ho sbloccato questi mantelli che ti danno dei potenziamenti. Per adesso, siccome sto facendo delle run molto veloci, questo in bianco praticamente ti dà 4 carte all'inizio e fa in modo che non ci sia poi la scelta ogni volta. Di solito si arriva a 6-8 carte, però queste te le dà direttamente all'inizio. Ecco, poi questi l'ho maxato, i rituali li ho maxati, tra le altre cose si possono praticamente, questo c'ho 37, si può tornare in vita un nostro adepto. Secondo me possiamo andare a riprendere quelli di alto livello, quello è un 6. Praticamente i morti li facciamo rivivere. Dov'è quello al numero 6? Vediamo, eccolo. Anche perché ci servono. Guardate quanti ne sono i miei adepti. Poi ovviamente dovrei aver finito. Per forza. Ho praticamente finito le ossa, quindi bisogna andare altrove. Ora, quando si arriva qui è un macello, perché tu poi devi cominciare, cioè non puoi dare retta a tutti quanti. Diventa anche time consuming andare a parlare con tutti quanti, ma proprio una botta time consuming. Questo lo possiamo passare di livello. No. Questo è praticamente salito di livello. Perché ci serve? Perché adesso dobbiamo andare a sconfiggere un boss. Faccio vedere la boss fight. Ma prima volevo andare a farvi vedere una nuova modalità che credo non abbiate visto precedentemente, che è questa, in cui noi possiamo praticamente farci dei demoni personalizzati sacrificando i nostri adepti. Questi sono quelli che ho sposato, questi hanno addirittura 7 cuori, questo ormai sarebbe salito di livello. Vediamo un attimino, questo è livello 1, si dà poco. Livello 1, livello 6, o qualcosa di veramente molto. Forse qui gradirei un ordinamento, perché viene comunque un po'. Allora, possiamo fare questo, convertiamo, poi questo lo possiamo fare, devo prendere che devo farli salire di livello questi. Ecco, questo per esempio ci dà dei cuori in più, guarda. Poi ne posso prendere addirittura un altro, perché ho potenziato talmente tanto sta roba che questo è uno dei livelli più forti che ho. Pac, vai di livello e via. Andiamo qua, vediamo questi che... Questo è praticamente un altro livello. Ecco, gradirei che ci fosse uno che andasse a confessare per me, perché dopo veramente diventa time. Extra time, ecco, uno mi è diventato vecchio. Possiamo sacrificare, lo sacrificheremo dopo. Vediamo se riusciamo a sbloccare un altro livello. Ok, quindi che ci facciamo? Vediamo un po'. Così
Gli uccelli non possono. Voglio vedere cosa succede quando finisco tutto. Così gli uccelli non possono rubarmi le cose. Fanculo gli uccelli. Perfetto. Ma possiamo andare via. Ah, prima mi vorrei far vedere la città. Come si è ingrandita. Questa è la nostra città. E c'è un nuovo punto che non ho ancora visto molto molto bene, quindi Smuggler's Sanctuary. Dove c'è questo? Vediamo che ci dice. You listen, mutton chop. Yo, me a ship. Mi devi una nave. The bishop's work, keeping water ways open. Ah, ok, va bene. Vabbè, niente, dobbiamo sicuramente risolvere una quest. Vai dietro. Pretty penny for the eye of a witness. L'occhio di uno. Lo so che cosa significa witness, ma non mi viene in mente, lo dico. Ritorno in place. Ok. Vabbè, vediamo che cosa dice. Witness è di uno che guarda, uno che osserva, uno che... Porca miseria. Che fastidio quando non ti ricordi le cose. Oh, qui puoi sbloccare le varie... Testimone, witness. Qui puoi sbloccare varie carte, poi lo prendiamo, tanto ormai siamo ricchi, fondamentalmente, quanti soldi ho. Se ci fa, drop black ichor, ogni roll, non so che cosa sia, hai. Però dovremmo essere praticamente full. 34 di 36, mancano due, mancano. Ah, questo è. Vediamo che manca. Mancano le ultime due. Servono un cazzo, ma tanto c'ho soldi a rotta di collo. Anche perché c'è proprio una roba che ti fa recuperare i soldi dagli adepti, che è un rituale, che ti sblocca un botto di soldi. Ok, vabbè, gli dobbiamo portare l'occhio. A new animal from your follower canty. Ho visto quel granchietto andare in giro, l'ho rubato. Poi vabbè, possiamo andare dai funghetti, vediamo un po'. Spore grotto, questi abbiamo finito tutto. Possiamo anche continuare a recuperare cose per maxare le collezioni. Diciamo che in vacanza tutti i viaggi di collegamento li facevo così e pensavo più a maxare le varie cose che a... Questo è morto, non è morto. Non è morto veramente. Se è morto. Vabbè. E poi abbiamo questa parte qui, che è stata quella un po' più strana in assoluto. Qua possiamo tipo, gli ho dato 441 coin all'inizio e praticamente dopo un tot
Io ho dato 91 e dopo un tot torni e ti ripigli altri soldi. Scalcando. Il bello è che qua dovevi sacrificare un sacco di adepti. No, 8 di 8. Ho collezionato tutta la parte. Vedete questi qui sopra le collinette? Ci ho messi io. E qua puoi comprare per 200 coin. Vedi, posso comprarmi la devozione. Ecco, non mi serve niente. Ho fatto praticamente tutto quello che dovevo fare. Andiamo al molo, giusto per far rivedere un po' tutti gli ambienti, anche per la review, insomma. Per tornare utile. Qui ho comprato. No, questo non li ho comprati. Guarda, ormai compro tutto, cazzo. Devo avere tutto, devo avere. Così poi andiamo a combattere contro il nostro boss. Pietre. Devo dire che è un gioco abbastanza interessante, con tante possibilità di fare. Ah, questa era la pesca, mi sembra che non l'abbia fatta vedere negli scorsi filmati. Oh, ho preso quello grande, vediamo che ci dà. Praticamente devi tenere l'amu. Una seccitella. Praticamente devi tenere l'amo nella zona verde, fondamentalmente. Hop, ho preso un pescettino. No? E ci serviranno questi soprattutto per ovviamente acquistare nuove. Cioè, far da mangiare ai nostri adepti. Vabbè, non avete capito come si fa. Qui c'era un mostro che è uscito. E qui ho dovuto ripristinare il fuoco santissimo e sacro. Your monster displays to all shine glory as his war. Praise the Lamb, Lamb of Light. Ok, ci hanno sbloccato un'altra roba. Un follower form. Praticamente li abbiamo veramente. Guardate quante cazzo ce l'abbiamo anche qui. Proprio il collezionismo puro. Poi boh, questo è il giochino, l'avete visto. Quello che probabilmente non avete visto è che ho sbloccato nuovi personaggi, sono nuovi livelli di difficoltà. Sono questi. Vabbè, facciamoci una partitella. Sì, dai, metti 50. Bettiamo. Sapete come funziona questo giochino? Beh, molto easy in realtà. Bisogna fare il punteggio più elevato, ma se noi impieghiamo 2-5 ti moltiplica il risultato. Io non lo faccio per il semplice fatto che se lui poi trova un 5 e lo mette nella controparte, nella colonna corrispettiva, succede che me li toglierebbe entrambi. Vedi? Hop. Immaginate se ne avessi messi 2, mi avrebbe fottuto 2. Ecco, in questo caso io faccio lo stesso con lui. Ecco, adesso immaginate che mi esca un 6. Cosa faccio? Gli ripulisco la board. Perché non lo metto qui? Perché uno è basso, quindi mi va bene che lui occupi la sua cosa con l'uno. 4, mettiamo qui. Comunque sto vincendo 21 a 19. Gli tolgo i 3. Lo metto qui sempre per la solita strategia. Ecco, avrebbe fottuto in pieno. Gli tolgo il 6. Il 6 è un bel risultato da togliere. Non gli tolgo, vedete? Ho raddoppiato il 5. Questo perché sono molto avanti. E bam, l'ho praticamente sfondato di mazzate.
molto simpatichino questo gioco nel gioco. Again, mi piaceva perdere. E qui c'è un piccolo monte. E qui sono andato, qui sono andato. Qui sono andato, qui sono andato. Bene. Direi che è ora di partire per la missione. Adesso andiamo a sconfiggere il boss, perché dopo c'è il super boss. Io penso che finisca così, il mio occulto de sorte comunque va stampato e va messo a sfondare il desktop. Air good boy was pillory did that no longer. Ok, allora questo ho fatto, questo ho fatto. Ecco, mi manca l'ultimo. Allora, in questo caso, avendo essendo già arrivato al boss, ma non avendolo sconfitto, perché ho fatto provare una run a Mario, che è stato molto bravo tra le altre cose. C'ho delle armi da sbloccare fortissime, folli. Come vedete, il potenziamento di cui vi parlavo inizialmente. Intanto sono. Ok, ma ha sfondato. Anche se ho. Boh, forse. Ma questo è tosto. Molto tosto. Devo trovare l'accesso. Voglio trovare subito l'accesso. Questo che è? Offro dei soldi, vediamo che succede. Mi ha dato dei soldi indietro. Gli ridò dei soldi, vediamo che succede. Non mi dà un cazzo, metto. Guarda, mi serve. Mi ha dato 35. Gli do dei soldi. Continua a darmi dei soldi. Basta, non gli posso più dare dei soldi. Comunque questa spada non mi piace troppo, perché non. Vabbè. La statua dei soldi è. Come se ne avessimo bisogno. Ok. Stiamo andando molto spediti, come ho già fatto il primo. Andiamo di qui. Ci compriamo. Lui è terrorizzato da me. Oh, ma che cos'è quello? Ok, non mi ha fatto. Oh, e basta doggiarli. Abbastanza easy da già. Però questi esplodono, quindi io gli sparo praticamente, glielo spacco davanti. Ok.
Questi sono abbastanza forti, eh. Oh, in ogni mappa c'è un materiale bonus. In questa mappa c'è un materiale bonus e sono i cristalli. Ho lasciato una stanza, lo so, ma la sto runnando malissimo. Ok, vediamo un po' questa attacca. Beh, prendiamo questo. Ok, multipli. Questo devo capire. Ah, ok. Will fall into the... Credo che ci sia un... Ah, è il... Beh, non voglio combattere, voglio andare direttamente al boss. No, c'è un dissidente. Intanto ti arrivano i messaggi che ci sono i dissidenti. Ma lo metteremo in prigione. Carini questi, sono proiettili praticamente a calore. Praticamente ce l'ha fatta esplodere su. Solo che se non cambia quest'arma, questo è veramente lento. Sono carini i missiletti, anche se non tolgono quello. Sto facendo tutto in... Ok, dammi un'arma. Beh, dai, prendiamo questa perché mi ha rotto quest'arma. Un po' più lenta, ma sicuramente toglie di più. No, non andare qui. Dai, andiamo, andiamo. Ecco qui. Questo è il nostro boss, il quarto e ultimo prima del... della fine. Ma bisogna stare un po' attenti a questi. Un ballettelle fotonico. Oh, tolgono tantissimo questi missiletti. Praticamente sono talmente tanto forte che posso andarci praticamente sempre addosso e vinco. Questo perché sto maxando, cioè veramente maxato il gioco. Malissimo. Ecco qui. Fatto secco anche questo. Un'altra forma di animale. E via.
8 minuti di run. Cala, cosa è stato un codardo. Questo posto diventerà migliore. Senza la sua cassa di tutto putridita. Sarò presto libero. It will blow to my name. The time has come for free. You shall have an order to return to Red Crown. Vabbè, adesso dobbiamo. Io credo che adesso dobbiamo combattere contro di lui. Io sai che ho 11 follower. To strength and the cult. To strength and ass. Ho sacrificato 11 miei membri per far diventare migliore il culto, più potente. E lui ammira questo. Your life and return to me. What is my after millennia? Ma te scanno di me. Here, the final gate awaits. Hurry now, the time is end. Ok. Vabbè, sta molto carico lui, perché ci vuole. Ci vuole liberare. Suffering shall turn to triumph. Dai che stiamo terminando. Ah dai, sono tutti quanti molto. No, ho sbagliato. Dove sta il dissidente tra le altre cose? Dobbiamo trovare il vecchietto. E lo seguiamo, lo sacrifichiamo. C'è un 65. Allora aspetta. Posso fare questo che ci fa alzare un attimo il fate. E poi li posso drogare. Drogandoli praticamente la fede non scende. In più si fanno molto felici loro. Vedete? E l'ultimo rituale che potrebbe essere, vedi, questo ci donano i soldi. Potrebbe essere l'ascensione di qualcuno. Ma guarda, potrei farli lavorare giorno e notte. Diciamo che ormai è quasi inutile. Dovrei fare il sermone, ma ecco perché purtroppo è ripetitivo questo gioco. Ah, ho sbagliato, scusate. Ok. Beh, io direi che ci fermiamo qui. Abbiamo fatto un sacco di roba. E credo che poi l'ultimo sia effettivamente la fine di tutto. Tac. Abbiamo. Ma
maxato ogni cosa, potremmo costruire questo. Veramente siamo al massimo livello. Guardate, questo è quel livello 15. Mi dispiacerebbe perderlo, questo lo devo mettere in prigione. Lo metto in prigione. E lo devo rieducare, ovviamente. Ci metterò 3 giorni per rieducarlo al top. Adesso sto facendo a mangiare per tutto il gruppo qua. Cominciano ad essere veramente tanti. Questi si cominciano a ammalare tutti. Questo è tornato dalla missione invecchiato, praticamente. Va bene. Noi ci vediamo al prossimo episodio e beh, che la fede sia con voi.